su alcune tratte, specialmente quella a ridosso di Napoli, ad ottobre del 2015, così come richiede il decreto di sblocca Italia che è stato approvato definitivamente a novembre, metà novembre. Quindi partiamo con tutte le opere accessorie e nel frattempo completiamo lo sviluppo del progetto definitivo delle tratte interessate, in modo tale che i cantieri si aprano. Noi contiamo di appaltare le opere definitive, quelle nel giro di 2 anni. Quindi ottobre 2015 tutta l'attività di cantiere delle opere provvisorie tipo strade, chiusura passaggio a livello, creazione di viabilità eccetera per i cantieri, e a ottobre dell'anno successivo l'avvio dei cantieri dell'opera principale. Si sta lavorando sul progetto definitivo perché i progetti preliminari sono quasi tutti fatti e sono tutti al CIPE. Guardate che molte di queste opere qui potrebbero essere per fasi funzionali, no? Ci può essere il cancello Napoli che venga prima dell'apice Orsara, ovviamente dipende dalla complessità di realizzazione delle opere, quindi cercheremo di realizzare anche tratti funzionali in maniera crescente a partire dal 2018, 19, 20, 21, in modo tale che si completi l'intera opera dopo il 2020, 2022. Noi i progetti che abbiamo mandato avanti sono quelli con la stazione Irpinia, di fatti sono stati presentati oggi. Lo Sblocca Italia ha voluto confermare questa posizione di tracciato che individua nella stazione di Irpinia. Ora si va avanti su questo. Ma scusate, io dico, non c'è mai un vincitore o uno sconfitto su queste partite qua. Tutte le infrastrutture vengono realizzate per i servizi che uno intende realizzare, perché le autorità locali, chi conosce il sociale, vuole certo tipo di servizi. E questi si realizzano con le infrastrutture. L'infrastruttura non è il fine, è un mezzo per poter fare i servizi che qualcuno si è previsto in termini politici, di mercato, in termini sociali, in termini di servizi al territorio. Ingegnere, dal Presidente Vendola l'appello a sicurezza e trasparenza soprattutto. Sì, sono dei must per noi, come dicevo prima, noi curiamo la trasparenza, la sicurezza del lavoro, la sicurezza ambientale e prima di tutti la sicurezza della circolazione ferroviaria. Questi grandi temi sono per noi importantissimi, siamo anche certificati come azienda sui 3 principali certificazioni che sono ambiente, lavoro e sicurezza di circolazione ferroviaria. La trasparenza. Dobbiamo rispettare tutte le procedure di appalto e di direzione lavori e di attività legata alla realizzazione delle opere. Ultima battuta, lei ha detto che ciascun ente locale si deve sentire un piccolo commissario rispetto al proprio territorio. Ecco, come sarà il rapporto con le istituzioni locali appunto da oggi fino alla completazione, al completamento del progetto? Ma dico, un'opera del genere non si realizza senza un rapporto costante e continuo con le autorità locali. Quando dicevo che è stato nominato un commissario, è l'opera che è stata commissariata, non le realtà locali. Quindi quell'opera è oggetto di un commissariamento. In questo commissariamento tutti quelli che possono e devono dare un contributo, nel momento in cui devono decidere, si devono sentire dei commissari. Perché l'opera ha bisogno di essere completata in tempi brevi, costi certi e col miglior risultato finale di realizzazione dei servizi previsti.